Molto specifico. Sì, è particolarmente specifico. Comunque stai tranquillo. In bocca al lupo, ciao. Speriamo che non mi faccia oggi. Benvenuti e avverti. Allora, Benfenati. No, Benfenati è lui. Benfenati. Levi Strauss. Levi Strauss. Ecco se. Levi Strauss, natura e cultura. Dico bene? Ottimo. Cerchiamo però di rimpolpare un po', eh? Sì. Levi Strauss, era sul manuale Levi Strauss, ecco, io il manuale non l'ho giudicato una lettura così tanto avvincente. E sono addolorato. Mentre il suo libro, non mi pare parli di Levi Strauss, no? Strauss, si pronuncia Strauss. Sì, ci siamo capiti. Bene, facciamo così. Vogliamo parlare di dervisci rotanti, della pratica sufi. I dervisci roteanti, appunto ci riportano con la pratica sushi, appunto ci riportano... Sufi. Ci riportano a quelli che sono, diciamo, gli antipodi, proprio la generazione prima, diciamo, chiamiamola così. E la prima immagine che mi viene in mente è quella di questo uomo con questa grande barba bianca. Grazie. I cinque antropologi principali e fondamentali. Sono all'inizio del manuale. Ci dica il primo. Il più importante, quello che ritorna sempre nel manuale. Il primo? Il primo... Il nome? Dica solo il nome. Il nome. Il nome, ecco. Il nome è... Joseph. Joseph? Joseph. Conrad. Conrad. Senta, forse è meglio che lei si ripresenti. Mi faccio un'ultima domanda. Le ho domandato di tutto, di ogni argomento. È stato sempre evasivo. Lei non è preparato. Lei non mi ritiene preparato, ma io le cose le so, gliele ho dette, no? Io non la considero preparato, è il mio esame. Mi dia 18. Quanto? 18. Si ripresenti. Ma che ne sa lei se ho studiato? Ho sentito quello che mi ha risposto e questo ho giudicato. Per favore, è tardi, ritorno. Mi faccio un'ultima domanda, lo so, Levi Strauss. Strauss, si pronuncia Strauss. Guardi che così lei sta danneggiando gli altri. Siamo tutti molto stanchi. Lei non è preparata. Ma questo è quello che pensa lei. E chi lo deve pensare? Mia madre. Per favore, meglio anche per te. Ma tu da che parte stai? Dalla loro? Per favore Paolo, chiami Bidelli. Se io poi torno, lei si ricorda e mi bozza ancora. Ma crede che non abbia niente di meglio da fare che ricordarmi quando deve tornare lei a fare l'esame? Guarda che professore. Vaffanculo. Basta, Bianca. Mi metta questo voto. Chi è lei per giudicare, Lei ha bisogno di cure, sa? Ho bisogno di cure. Anche voi avete bisogno di cure. Levi Strauss. Strauss. Si pronuncia Strauss. Basta. Ci vediamo alla prossima sessione, tra sei mesi. Ma io... Se la prenda con quel caso clinico del suo collega.